bentornati su Itinerari di pesca e la schiena di Matteo. Oggi siamo col buon Grassini. Dove siamo? Siamo in Serchio, guarda sotto che belle, una che cascatella. Sì, siamo abbinati. Siamo. E dove siamo? Che si deve pescare oggi? Oggi siamo a Cheppie. E come chiappare le Cheppie? Come le peschiamo, Matteo? Con le mani. Con le mani? Sì. Vai, andiamo a pesca, ragazzi, speriamo bene. In catturia, in catturia. Preso il pesciolino. C'è troppa corrente, Dio mio! Preso il pesce, ragazzi, ma c'è troppa corrente! Aiuto! Lo seguiamo! Sperando che non affondi troppo, ragazzi! Ecco, portata a riva di qua! Grande! Grande, ragazzi! In cattura! In cattura! Cheppia! Eccolo! Arrivo! Grande! Ciao! Ci siamo! Si slama! Là! Uno spin, facciamo la fotina. Non so perché hai smesso di ridere a un certo punto. Sì, quando ho visto la telecamera che andava nell'acqua. Allora, foto fatta, e ora si va a rilascio. A rilascio, vai Matti. Ciao Cheppia. Ciao, bene, allora, prima cattura fatta quest'oggi, speriamo sia l'unica. Dai, continuiamo, stavamo per andare via, è andata, dai. Forza. Allora, ritorniamo dove abbiamo lanciato. La cattura l'abbiamo fatta con uno spoon da 3 grammi e mezzo, Sì, spune da 3 grammi e mezzo, colore argento e giallo con pallina, tipo un dona, dai ragazzi, continuiamo. Eccola la bimba, in cattura, questa volta più o meno in cattura. Artificiale top. Ragazzi, riusciamo, ragazzi, a avvicinarsi verso lo sponda, perché sta tanto basso, è un casino alto, via. È piccino quel guadino lì, è picco. Dove vai? Ce l'hai lì. Matteo, dove va? È ancora troppo attiva. Matteo! Matteo! No! No, Matteo, dai! Vabbè, ragazzi, andate. Bimbi, la prima giornata, le prime due ore sono andate. Ora si va a prendere il bimbo, a dormire, che ci andrà a lavorare. Matteo, dov'è? Nell'acqua, da qualche parte. L'ho perso, non è neanche più vicino. E sta arrivando. Ora, oggi è il 6, il 12, fra 6 giorni ritorniamo, un altro paio di ore, 3, vediamo cosa viene fuori, ma intanto continua il video, dai. Allora, ragazzi, quest'oggi sono da solo, spero di non trovare lo spot impegnato, visto che ho già due macchine parcheggiate, perché un pochino mi spaventa che ci possa essere pieno sullo spot.
però sono nemmeno le 8, vuol dire che questi si sono svegliati parecchio presto. Io credo siano le auto di chi vive qua. Comunque, parcheggiata la macchina, preparate le attrezzature, quest'oggi affrontiamo la pescata con una, come dicevo, Favorite X1 Travel in 4 pezzi 724, che in alcune prove tecniche che abbiamo fatto con il buon Andrea Grassini e Matteo Padrella. Andrea Grassini, che ringrazio per avermi fatto conoscere questo spot, che è, diciamo, uno dei principali per le cheppie qua in cerchio, e quindi se non c'era lui col cazzo che conoscevo lo spot, grazie Andrea. Al quale ho abbinato comunque alla Favorite X1 un Daiwa Ninja 2005, gran mulinellino della Daiwa, fluido, compatto, economico, con due bobine naturalmente in alluminio, spettacolo. E poi ci abbiamo il nostro GTM del 18 diretto fluoro coated e il nostro guadinetto già armato di GoPro. Un po' pesantina la GoPro, però rispetto all'altra volta, non so se vi metterò in sovraimpressione lo spezzone, il guadino ci vuole capiente. Detto questo, raggiungiamo lo spot, bimbi, e vediamo se riusciamo a fare qualche bella cattura oggi. Dai bimbi, ci va di uno, si anda soli, ottimo. Lo spot ci porta a vederlo. Comunque sì, pescheremo anche in questa zona qua. Fortunatamente non è nemmeno tanto altissima, non è altissima l'acqua, o perlomeno è alta ma è sopportabile, ci si può pescare. Ora entreremo in acqua, noi dobbiamo pescare laggiù. Dai, andiamo con questo forchettoncino, questo forchettone che ho acquistato ad Andorra proprio per provarlo qua alle cheppie, che ha una forma abbastanza interessante, ma taglia unghie, ragazzi, quindi proviamolo e vediamo cosa ne viene fuori. Sì, prima che piotta, presa subito così alla grande. Adesso sfruttiamo la corrente perché sono pesciotti che tirano questi qui, eh. Oh, oh, oh. Bene, bene, un bel inizio per il nostro forchettoncino. Vediamo un po' se riusciamo a portarla, prima di tutto in corrente, così riusciamo a guadinarla meglio. Sì, sì, c'è, che piotta. Ullala! Salta la bimba! Eccola qua. Ma anche bella! Bimba! Riusciamo a portarla fuori corrente, via! Eccolo lì. Oh, andiamo a riva, ragazzi, a slamare la prima cheppiotta della giornata. Allora, eccola qua. Cheppia, cheppia. Eccola qua, ragazzi, cheppiotta. Pronta per la libertà. Pronta per la libertà. Andiamo subito a liberarla. Eccola, ora che riparte. Ciao, è sbagliata strada. Ma arriva, però ci arriva. Eccola là. Ciao, che piotta. Bene, bimbi, dai, tre lanci, prima cheppia. Rimettiamoci subito in pesca. E eccola. Vedete, più piccolina, però c'è sempre il nostro forchetto. Vedete, più piccolina ina, però me lo sembra più piccolina. Aspetta e vada in corrente e poi se ne riparla, perché per ora non è ancora andata in corrente, però sembra ci sia. Sì, c'è. Abbiamo cambiato spot, questa più piccolina, con la Favorite, però è una canna che rende, mamma mia. Eccola qua, più piccolina, bimba. Eccola, è andata la seconda, bimbi. Dai, andiamo alla slamà, dai. Seconda che piola, sempre bella agitata, quindi eccola qui. Bisogna farla assicurarla un pochino e poi gli diamo la libertà anche a lei. Vai, ragazzi, è pronta. Ragazzi, che dire,
Forchettone rende. Dai, abbiamo cominciato da nemmeno un'oretta e un paio di catture sono già arrivate. Io quest'oggi, se riesco a farne, non lo so, a me basterebbero 3 o 4. Qui diciamo che siamo già a buon punto, ma anche qualora non arrivassero, mi sono comunque divertito perché è una pesca che pratico per la seconda volta, mai fatta, da solo, e quindi niente, andiamo. Bene bimbacci, anche questo video è giunto al termine. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto le nostre due cheppiotte, video breve, rapido e intenso. Ti ricordo che se ti è piaciuto il video puoi venirci a trovare sul nostro sito web tenerepesca.net o su tutti i vari social che trovi comunque collegati anche all'interno dei nostri video nella descrizione. Detto questo ti saluto, ti ringrazio per aver visto anche questo video, ci vediamo al prossimo e tante care cose, come sempre il nostro motto, catch and release. Ciao bimbaccio! Ciao ragazzi, eccoci alla terza parte del video dedicato alle cheppie. Terza avventura, quest'oggi però mi sono portato rispetto all'altra volta e la volta prima una mano speciale. Abbiamo l'Edith che ci darà una mano. Non si vede. Sì, che c'è la mascherina. Quindi proviamo a fare qualche cheppia anche oggi, dai. Ed eccola la cheppiotta. Prima cheppiotta della giornata. Ragazzi, è andata, dai. È in corrente la ragazza. Ora non so che taglia abbiamo, ma... ha saltato e si è slamata. Che c'è ragazzi, eh? Arrivata una cheppiottina piccolina. Portiamo sull'acqua bassa e ci si prova ragazzi, ma se si riesce, portiamo l'acqua bassa, c'è bene, eccola, oh, anda. Gioca con gli zoom ragazzi, ti faccio vedere tutto il pedrucci. Prima che ti ho piedi, cioè la seconda, prima l'abbiamo slamata, 35 minuti. Sì, ma la tua slamatura è completamente ripresa quella di prima, se lo puoi sapere. Perfetto, allora vediamo se riesco con le mani. Sì. Sì, con le mani, vai. Oddio, com'è carino. Questo è un pesce di mare, che voleva tornarci. Cosa fa qui? Eccola, sta risalendo. Vai, gli facciamo un paio di fotine e poi gli diamo la libertà. Cioè, che piotta. Ragazzi, che piottina. Che piottiglia. Attenzione. Grossa, che piozza, no? Che piottiglia. Che piona. Che piona. Attenzione. Cominciamo ad avvicinarci un pochino ragazzi, perché qui se no sembrerebbe essere grossa. Oh, ormai c'è la frizione aperta. Poi fa delle fughe strane ragazzi, per le quali poi sembra che se ne vada. Io non so cosa avremo. Ora vediamo. Andiamo a vedere come, quando arriverà un pochino più vicina, se riusciamo. Ci sono correnti. Ci sono correnti. Vedetta. Non è stupida. Fa un po' come gli pare. Sta attenti perché è grossina. Ah.
Questa qui. Ma decido lei cosa fa. Madonna mia, che cheppia! Madonna che cheppia, ragazzi! Madonna che cheppia! Madonna che cheppia! Che cheppia, ragazzi! Madonna che cheppia! Madonna che cheppia! Non ci si fa. Il mio pianino. Proviamo a avvicinarlo di qua. Perché ragazzi è grossa. Ci arriva a Cia, ragazzi. Ci arriva a Cia. Perché questa è una signora cheppia. Questa è una signora cheppia. Questa è una signora cheppia. Oh, questa è un'enorme cheppia. Questa è un'enorme cheppia. Questa è una bestia di cheppia, ragazzi. Guardala. Mamma mia. Andiamo da, andiamo da lei a dire. Eccolo che arriva con il suo trofeo. Ma no, non so se hai capito. Mentre ride da lontano perché mi vede che scuoto il piede. No, no. Guarda che cheppia. Aspetta, aspetta che mi avvicino senza... Ecco, infatti, beccarmi la canna in testa. È enorme! Cioè, ora io non sei conosco... Sei slamata ora, ragazzi. Non conosco le dimensioni delle cheppie, ma... No, mi questa... Questa è una signora cheppia. Questa... È una signora cheppia. Bellissima. No, bimba. Mamma mia, bellissima. Questa è una signora cheppia. Dai ragazzi, facciamo le foto di rito e poi la libertà. Allora, che dire, il cambio d'artificiale che dicevo prima ha reso veramente bene, c'è la pagante cattura, l'artificiale perché pensate che è ancora di casca nell'acqua? Sono già cascata nell'acqua, Nicola! L'artificiale scelto è questo qui, come dicevo, mai usato in vita mia, è un ondulante argento, d'altra parte oro sporco, un cinese, non so la grammatura, penso sia intorno ai 5 euro, sì, 5 euro, ai 5 grammi con la piumina in fondo e ci ha dato la cheppia del video. Quindi io direi che dal mondo delle cheppie, ora io non so se farò altre catture, ma questa già è una cattura che dà una certa soddisfazione, per me è la cheppia della vita. Detto questo, ragazzi, credo che se non ci saranno altre catture o altre giornate andremo in chiusura. Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Se il video vi è piaciuto fate le cose quelle che sapete, piace, condivisioni. Detto questo io... Ma perché tutto sto buio? Sono contro luce. E l'edit si torna all'auto dopo 2 ore di cheppie e ci trovate sul nostro sito web itineridipesca.net. E ora la salita è tosta. Bacione, tante care cose e al prossimo video.